città virtuose ci metto per campanilismo Bologna ovviamente, ma anche Torino, Milano, Padova, tant'è vero che oggi vengono qui a parlare relatori di città, soci dell'associazione che hanno portato esperienze, che porteranno oggi a questo convegno esperienze puntuali e diffuse che ci aiuteranno e aiuteranno un po' tutti a capire qual è la situazione italiana e quali potrebbero essere gli esempi da seguire. Com'è la situazione del verde urbano nei comuni italiani? Un confronto fra diverse realtà nazionali si è svolto nel corso di un convegno organizzato a Palazzo Gravina dal Dipartimento di Architettura in collaborazione con l'Associazione Pubblici Giardini e l'Associazione delle Imprese per la Difesa e la Tutela Ambientale. Abbiamo deciso di venire proprio a Napoli anche in funzione del fatto che vorremmo portare un messaggio, portare qualche conoscenza di altre amministrazioni pubbliche d'Italia affinché anche Napoli possa seguire alcuni degli esempi virtuosi che altre città italiane hanno seguito. Quello che stiamo facendo a Napoli, stiamo cercando di recuperare tutti i parchi storici, anzi in alcuni casi parliamo di restauri, in particolare per il Virgiliano e per la Villa Comunale. Abbiamo due progetti in corso di 2 milioni e 1 milione 800 mila euro, eravamo stati non finanziati dal PNRR, però il sindaco Manfredi è riuscito ad avere proprio qualche giorno fa a recuperare i 2 milioni che avevamo chiesto per ogni parco, quindi in questo momento abbiamo delle risorse che possono permettere un restauro e una riqualificazione completa sia del parco storico, parco reale della Villa Comunale, sia del Virgiliano. Il comune di Napoli ha un patrimonio di oltre 40.000 alberi, con 874 ettari di verde gestito dal comune stesso e 124 ettari fra parchi, giardini e aree a verde attrezzato. Puntiamo sicuramente oggi all'approvazione del regolamento al verde che consentirà di avere una visione a 360 gradi di quello che è il patrimonio della città di Napoli, inteso come patrimonio arboreo, patrimonio naturalistico, e quindi con questo regolamento ci diamo un obiettivo importante di mettere a sistema veramente tutte le componenti del verde urbano di Napoli. Una gestione organica, progettazione organica che tiene conto di una sinergia tra la componente ambientale e la componente urbanistica e che quindi mira alla valorizzazione dei luoghi in cui viviamo per migliorare la qualità della vita all'interno del contesto urbano, perché salute è verde, verde è salute.